Buongiorno ragazzi, oggi facciamo un esperimento sociale. Cosa succederebbe se prendessi parte ad una gara di cross country, una di quelle gare dove la gente pedala davvero in sella alla mia bici elettrica? Tra l'altro non una bici elettrica qualunque, ma un mezzo con 180 mm di escursione e un motore della Madonna! Uè ragazzi, calmate gli animi che ora vi spiego tutto. La competizione del giorno è il terzo trofeo organizzato da Ibex Bike Run, valevole per l'assegnazione di una maglia molto prestigiosa che fra poco vi svelerò, e è inserita nel circuito di gare Master Cicli Pozzi. Che cosa ci facevo io con la mia e-bike in una gara del genere? Tra poco lo scoprirete. Ma prima mi presento. Io sono Torre 911 e ogni lunedì carico un nuovo video qui sul mio canale YouTube, nel quale parlo principalmente di mountain bike e di biciclette, ma parlo anche di moto e di tutto ciò che ha delle ruote. Quindi se non lo siete, vi invito ad iscrivervi al canale. È gratis, non vi costa nulla e in effetti è l'unico modo per far capire a YouTube l'impegno che ci sto mettendo nel fare questi video. Allora, per prima cosa andiamo a fissare il QR per scaricare il video dell'evento e andiamo a metterlo un po' in giro. Fervono le ultime preparazioni, qui sono le 8:36. Se non vado errando, alle 9 si parte con la prima manche. Ne piazziamo un altro qua. A posto. Stanno già per partire i primi qua. Dovete stare attenti al primo chilometro e mezzo, che è tutto discesa, ma mi hanno detto che c'è tanto fango e tanta acqua. Partiti, applausi pubblico! Sono partiti i primi, andiamo a sporcarci anche noi adesso. Vado a buttarmi in mezzo. No! Sì, qualcosa è successo. No! Piccolo inconveniente che ho avuto la catena, ma ho risolto subito. Spero! Speriamo non cadi un'altra volta, perché fra poco arriva l'altro plotone. Raga, sono delle pozze di fango queste. Dai, 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 dai! Dai là! Comunque secondo me oggi finisco in terra anch'io, perché è inguidabile il terreno. Ma che cos'è sta roba? Mamma mia, la cosa è indecente! Prima o poi, se continuate a scavare sotto, ci sarà il duro, eh! Vai che asciuga, vai che asciuga! Penso che condizioni peggiori di così io non li abbia mai viste lungo un percorso. Ci sarà un 10 cm d'acqua. Fantastico, bellissimo. Così si fa le gare, raga. Non siamo mica solubili. Vai, dai, dai, dai! Ale, ale, ale! Mamma mia, ma cosa c'è giù? È un fiume in piena. Oddio, no! Sono sabbie mobili ormai! Dai, non mollare! Mamma mia, che disastro! Allora, dato che alcuni mi hanno già staccato, adesso faccio una furbata. Mi fermo qua, aspetto l'arrivo dell'altro giro, dato che questi ragazzi che sono partiti per primi faranno... Mamma mia, stavo scivolando! Stanno facendo tre giri e quindi aspetto che passino con un altro giro. Nel frattempo cerco di non finire nel fango più totale. Dai, 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 dai! Dai, dai! Ale, ale, ale! Dai, 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 che è tuo, dai, che è tuo, vai, prendilo! Prendo. Vai, così ti voglio! Dai, dai, dai! Dai, che sono qua davanti, dai, che mi prendi! Bella bici! Grande, hai visto? Non mollate, dai, che sono vostri! Taglia uno! Sono qua davanti! Ma che bella bici! Quelle col motore sono belle! Bene, il passaggio sulla pozza l'abbiamo registrato, andiamo avanti! Ah, mi si è spenta la bici! Io con la bici spenta non ce la fo! Dai, accenditi, accenditi, accenditi! Oh, non si accende più! Ok, via! È partita! Dai, 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 dai! Vai che poi asciuga!
Di nuovo on track, di nuovo sul tracciato. Andiamo a riprendere i momenti salienti direttamente on board. Si vola, ragazzi. Che tracciatino. Cerchiamo di stare un po' fuori traiettoria, perché si va meglio fuori che dentro in traiettoria. Vediamo anche le radici. Tengono meglio del solito. Grandi. Ciao. Ciao. Grandi. Ragazzi, oggi qui assegnano la maglia per il trofeo regionale Lombardia AXI, la maglia che si ottiene con questa singola prova, e vi devo dire che non è niente di banale. Guardate che passaggi che ci sono qui, sono di quelle radici grossissime e super bagnate. Dai, non devo volare, cazzo! Oh, così ti voglio! Minchia, è passato a 200 all'ora. Vai, 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 non volare! Che stile! Se gasano sti ragazzi, vai! Raga, mancano 35 minuti alla partenza dei veterani, adesso io provo a mettere tutto al massimo, sto fumando praticamente perché sto sudando anch'io, provo a raggiungere la partenza e magari se riesco parto con loro. Dai, non era solo un inferno di fango, c'era anche qualche passaggio tranquillo. Shit. Scendiamo, op, op, op. Fronchetto, è un delirio. Oh, buongiorno! Beh, c'è un po' di fango. Porca di per fortuna che ho le gomme di Coma Bike, e allora con quelle mi salvo. Alla grande. Beh, devo dire che la sto giocando un po' sporca, eh. E tanto sporca. Però è sporca in tutti i sensi. È troppo sporca. Riportiamo! Motore al massimo. Una bella salitina. Come fanno a stare in piedi sti ragazzi? Con gli attacchi sui piedi. Guardate la meraviglia, la bellezza di questo boschetto. Ok, non dovrebbe mancare molto alla fine del percorso. Loro fanno 4 giri se non vado errando. Ale, ale, ale! Grande! Si rischia tutto in salita, con delle S da effettuare in sella, mentre i pedali non si fermano mai. Ancora uno strappo. Nel frattempo qualche eroe ancora sul percorso. Mamma mia, io penso che bisogna essere alieni per poter fare una salita del genere con una muscolare. Mamma mia. Andiamo a cambiare le batterie della Insta e poi partiamo anche con loro. Mi piace perché è un po' secco, eh. È un po' secco, però ci sta. Ci sta. È una figata pazzesca. Mi hanno detto che c'è un po' di polvere. Sì, 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 mi è entrata negli occhi. Penso che mi sia entrata un po' dappertutto. Allora, attenzione, ragazzi. Ancora altri concorrenti in arrivo. Momento, finita. E finisce. Dovrebbe essere. Vediamo, dovrebbe essere lei. Che arriva, per favore, benissimo. Organizzatissimi. In 20 secondi da partenza vado a buttarmi dentro. 3, 2, 1, via. Partiti, pubblico. 3, 2, 1, via. Ale, 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 ale. Vai, torre! Ale, 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 ale. Vai, vai, vai. Attenzione! Vai tranquillo, non c'è nessuno dietro. Decisamente è peggiorata la situazione tra gara 1 e gara 2. Attenzione, si offre un servizio di raccolta uomini. La ringrazio, buon uomo, per il suo servizio. Ciao ragazzi. Vado tutto a sinistra. Un po' di bagni termali. Cosa viaggiano questi ragazzi? Vai, 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 vai. Oh, che bella gente in questo gruppo. Non fermarti, dai, non mollare, no, mollato. Dai, 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 vai, vai, vai. Allè, allè, allè. Arrivano scatenati dalle retrovie.
Pigero in toppo qui davanti a me. Porca di quella. Non è possibile, ragazzi, non è possibile. Eccoli qua, ragazzi. Vai, non mollate. Raga, così mi si bagnano le batterie, però, eh. Minchia. Non mi va più il motorino qua. Siete bestiali, complimenti, ragazzi. Grandi. Non posso neanche appoggiare la bici per terra. Grande. C'è un po' di fango, ma tranquillo. Fai come se non ci fosse. Neanche tanto. Sarà merda. Attenzione, volano imprecazioni da dietro gli alberi. I ragazzi della Ibex, nonostante tutto, non si aspettavano così tanto fango. Mamma mia. No comment. Dichiarazioni a caldo non ne vogliono fare, ragazzi. Io vorrei far tanto finta, ma le condizioni sono queste. Ale! Vai! Ui. Mamma mia, tutto di traverso! Ora mi soffermo su questo passaggio che è in salita con un ruscello che attraversa il tutto, radici e fango, una cosa incredibile. Ale! Grandi! Ale! Condizioni a dir poco proibitive. Grandissimo! Vai. Sei il primo che ho visto farlo in sella, grande! Ale! Mamma mia, quanta potenza, complimenti! Vai! Raga, vi assicuro che questo passaggio è veramente impossibile. Dai! Grande! Non mollare, dai! Grande! Hai recuperato un botto, grande! Guardando gli atleti che sono riusciti a fare questo passaggio, vi svelo anche qual era il loro trucco. Praticamente qui c'è una grossa radice, che è questa. Mamma mia, non riesco neanche ad andarci a piedi. Grande! Vedete, ragazzi, se riescono a passare quella radice lì con la ruota posteriore, hanno il grip per terminare questa salita. Vai, alla grande! Esatto, proprio così, grandissimo! Ale! C'è di tutto a terra, ragazzi! Di tutto, veramente! Le sabbie mobili! L'altro mai non molla, grande! Dai! Vai! Madonna! Ma sei un grande, grandissimo! Vai! Non sto in piedi! Questi ragazzi non gareggiano nel fango, gareggiano nella gloria! Dai, cazzo, non mollare, grande! Ale! Ale! Cosa viaggiano questi ragazzi? Ragazzi, ma che videomaker sono che mi sono perso il finale della gara, cazzo! Ero un pochino impegnato con il fango. L'ideatore di questa gara che ci ha messo veramente anima e corpo e a noi ha messo alla prova. Complimenti Giovanni, perché è stata una figata pazzesca. Grazie. Le condizioni di oggi erano al limite, all'estremo, però bello alla fine, perché comunque abbiamo io messo... sono dell'idea che oggi si è visto chi sa guidare. Sì, decisamente oggi si è visto chi sa guidare e chi rimane in piedi che non è facile oggi. Aspetta, perché qualcuno qui durante il percorso mi ha minacciato a suon di urla per farmi levare dalle palle, perché questi ragazzi qua stavano andando come dei leoni nella savana, cazzo. Complimenti, grazie, è stato veramente forte, complimenti. Io sinceramente ho gareggiato con la e-bike, ma
cioè, ho dovuto farmi da parte. In discesa sì, in salita magari no, ma in discesa. Grandissimo. Attenzione, rivelazioni a caldo. A caldo col fango proprio. Non era fango, era la pista di ghiaccio. Servizi termali oggi. Ghiaccio. E nonostante le bike mi hanno fatto soffrire le pene dell'inferno, sinceramente non mi sarei mai aspettato di trovare una gara così dura e così difficile. Ragazzi, in che stato è il mio mezzo? Incredibile, ho fatto fuori una bici da 180 mm di escursione per stare dietro a questi ragazzi qui. Assurdo. Credetemi che abbiamo fatto il possibile per tenerlo pulito e renderlo più asciutto possibile. Ieri siamo andati sul percorso ad aprire dei canali per cercare di far deviare l'acqua, ma ne è venuta veramente giù tante. Per noi è stato un lavoro immane. Siete soddisfatti della gara? Io penso di sì. Penso di sì. Maglie regionali. Allora tanto vale, scusa. Maglie regionali, forza ragazzi. Sulle braccia ragazzi. Ole Ibex.